Oh, vediamo di chiacchierare senza arrostirci, quindi cercherò di fare una chiacchiera veloce, spero più chiara possibile. Andiamo a parlare di iCord. Di iCord, se lavorate a maglia, ne avrete sentito parlare chissà le volte, ma non è detto. Però basta digitare iCord nella lentina di ricerca, vi escono fuori tutti gli indirizzi possibili, i vari canali dove questo argomento è stato trattato. E viene trattato in mille modi diversi perché l'iCord può essere ritenuta sia una rifinitura che una chiusura nella confezione dei capi in maglia. E io l'ho adoperato soprattutto come chiusura di alcuni scialli. Faccio sempre delle considerazioni in base sia ai colori che ai filati che ho adoperato. Quando conto di chiudere con l'iCord, mi assicuro di non avere filati risicati nella quantità, perché è una rifinitura, è una chiusura che richiede parecchio filato. Perché noi lavoriamo praticamente 3 volte nello stesso punto. Vabbè, detta così non si comprende, però vabbè, cercatevi le varie scuole, cercatevele dai maestri che preferite. Canali sono da Max alla Signora di Assiolo, Maglia di Assiolo, insomma, li trovate le scuole dove potete comprendere i vari utilizzi con vari esempi su questo particolare motivo l'iCord. Si può utilizzare anche come partenza di un lavoro, quindi diventare la base di una sciarpa, diventare i laterali di una sciarpa, come anche la base di un golf o di un cardigan, di un capo aperto o chiuso, e poi proseguire con l'iCord anche laterale. La gestione dell'iCord laterale non è scontata. E questa è stata una sorpresa che mi sono insomma dovuta in qualche modo inaspettatamente affrontare, perché avendo scelto l'iCord come rifinitura dei davanti nella parte del taglio, quindi dell'apertura di un giacchino che ho sui ferri, che ho in progetto, realizzato con un filato non proprio amico, che è questo. E adesso vediamo che vi pesco il gomitolo integro, eccolo qua. È un prodotto Drops, è un lino e cotone. La percentuale del cotone è, allora, 50 grammi è la confezione, 85 metri, 53% cotone, 47% lino, ma non finisce qua. Perché? Perché è un filato interessante dal punto di vista dell'emissione del colore, ha una sua lucentezza, e perché la presenza di un filo lucido qua dentro c'è, cioè, probabilmente è proprio il lino. È una torsione che porta il filato ad andare un po' dove gli pare, richiede un grande controllo della tensione. Quindi è importante la scelta delle punte, perché tende ad aprirsi, ma con punte tonde non si lavora bene, con punte troppo tondeggianti, e anche con un materiale che ve lo fa scappare via, tipo anche alcuni alluminio o pellicole di rivestimento. Io mi sono trovata bene con questi attrezzi, che sono dei bambù di Tiger, come materiale. Anche come colore, io ho bisogno anche che il colore dell'attrezzo non mi disturbi con il colore di quello che sto lavorando. E quindi cerco anche che il colore non mi crei fastidi, non mi impedisca la visione, insomma un po' orbetta, che non mi crei note stonate anche. Le punte sono per me, per quanto riguarda me, poi ognuno. Le punte sono ottime, vedete, sono affusolate, tra l'altro una un po' di più rispetto all'altra. Adesso questo non è il calibro che io ho utilizzato nel mio golf, il golf che è mio, non è mio. Il cardigan lo sto lavorando con i ferri numero 5, che ho acchiappato il 4 per
come vedete sono gli stessi che ho sul lavoro, per fortuna ce li avevo. Ma qui è il campione. Allora, il campione non si fa solo per aiutarci nella conta delle maglie, nel determinare la nostra tensione, si esegue anche proprio per esercitare la tensione, per capire il filato che andiamo a maneggiare, anche se magari già lo conosciamo, magari quel filato non l'abbiamo mai utilizzato per una lavorazione particolare, come può essere un brioche, come può essere un lace, come può essere un mosaic, come possono essere una serie di intrecci. Allora bisogna capire come lui si comporta. In questo caso a me urgeva capire come definire la partenza del mio cardigan e la parte interna, quindi i margini dei due davanti. Non intendo le cimose, io la cimosa la realizzo, i vivagni, con il nodino. Quindi lavoro sempre a dritto, praticamente a un legaccio, la maglia di vivagno. Aspettate che adesso qui ho il lavoro girato, vedete, eccolo qua. Mi aiuta nella conta e a volte determina anche la scelta sul tipo di cucitura, come mi si comporta un filato. Non uso un modo per cucire, mi adeguo a quello che accade e a come mi si manifesta un filato in quel lavoro. A volte proprio me le invento le cuciture, perché per improvviso, perché per necessità, insomma, bisogna avere la mente un po' elastica, con la maglia e anche con l'uncinetto. Allora, la richiesta della persona che desidera questo giacchino aperto senza bottonature di sorta è quella appunto di non avere dei bordi, ma di non avere neanche i capi che si arrotolino troppo. E quindi avevo pensato a piegare i margini verso il basso e lateralmente, ma poi non mi piaceva e non mi dà affidamento questo materiale nella cucitura. È vero che è grosso, ma anche è vero che si apre, ecco, mi è caduto in terra, che si apre assolutamente facilmente, quindi recuperare un capo di questi non sarebbe poi così difficile, ingugliate di 50-60 centimetri, ecco, perché poi fa un po' i nodini, però ecco, lì ce la facciamo. Intanto aprirlo a noi serve perché andiamo a capire come è torto, con chi abbiamo a che fare, quanti fili sono insieme, e sono 4 mazzetti, 4 capi, è un mazzetto di 4 capi da 3, quindi vedete? Noi lo apriamo e vediamo 4 capi, 1, 2 e 3 e 4. Però poi ogni capo è composto da altri 3 capi sottili, 2 un colore, 1 un altro, 1 molto lucido, quello che risulta più chiaro, e più nervoso degli altri, quindi quello probabilmente è il lino. Questo filato è un filato apparentemente regolare, ma si torce e si concentra nel suo movimento. Ci sono delle parti che sono più strette e delle parti che sono un po' più spesse. È difficile, sembra proprio un cordoncino. Questo vuol dire che tutto ciò lo manifesterà anche nel nostro capo. E infatti eccolo qua, che rende disomogenea la texture, la tensione, il disegno della maglia. Quindi richiede una mano sicura, non troppo dura, perché altrimenti non riuscite ad acchiappare le maglie la volta che le slabrate maggiormente. Quindi deve essere aderente il filato, le nostre asole devono stare aderenti al ferro, non dobbiamo vedere punti laschi e deve scorrere il giusto. Noi avvertiamo un po' di rumore, un po' di quel leggero attrito che ci garantisce la non fuoriuscita delle nostre maglie e una maglia abbastanza regolare. Non fateci conto su una perfezione assoluta, perché lui non ve lo concede. È un filato molto nervoso, è un filato proprio nervosissimo, va bene per capi informali, da un
con un design pulito, definito, con dei particolari definiti, ma chiede molta, molta elasticità mentale questo filato. Sì, lo vedo più per dei capi da esterno perché io non gradisco questa sua vischiosità che a me ricorda la pelle salmastra asciugata al mare quando ci infiliamo le t-shirt, quell'attrito strano col vestiario terribile. Ecco, questa è una questione mia personale, però è un filato che dà una mano vischiosa, molto vischiosa. Se non amate le lane secche è difficile. Io amo le lane secche, io questo a pelle non lo indosserei. Scusate, ho fatto volare via un insettaccio. Allora, avevo considerato il fatto di piegare e di cucire. Vedete, ho realizzato una maglia rasata e questo dentino dato da un giro di rovescio. Vedete come si incide bene, si piega benissimo. Solo che avrei dovuto piegare l'orlo e considerare anche la piegatura della parte interna. E anche no. Neanche aprendolo questo filato mi ci affiderei in una cucitura per una particolare così importante come un bordo e dei bordi. Allora ho pensato all'I-cord, è quello che si nota di meno, che sembra meno bordo. L'I-cord, che cos'è l'I-cord? L'I-cord è un margine bombato chiuso, mentre quello che vedete qua che ho scelto come partenza per il mio cardigan è un effetto bombato aperto. Vedete? Eccolo qua. E da che cosa è dato? È dato dall'aver montato, come monto di solito le maglie, e poi magari un giorno lo vediamo insieme, che non so come si chiami, che metodo all'italiana, in casa nostra sono sempre montate così. E dall'eseguire subito il primo ferro a rovescio, il secondo ferro a dritto, ed è che abbiamo 1 cm di maglia rasata. E poi al terzo ferro il cambio, e quindi vado ad eseguire subito quello che dovrebbe essere il mio dritto. Ed ecco che ho questa rifinitura bombata, definita, evidente, anche ordinata. In questo margine, per darmi stabilità, ho usato, pensate un po', il Linette di Lollocrea, un capo di Linette. E lui, che è molto più regolare, sottile, mi ha reso un po' più spesso questo bordo. Non ho variato il calibro dei ferri, sempre il 5 qui, e mi è garbata la cosa. Non solo, sì, ha una sua presenza anche cromatica, ma è talmente già lui cangiante che non gli va a scombussolare alcunché. Allora ho deciso per fare questo I-cord laterale, trovate 1000 scuole sulle corde laterali anche per realizzare le rifiniture degli scalfi. Si disegnano proprio anche gli scalfi stessi che poi si vanno a cucire con le maniche. Si disegna proprio tutti i pezzi anche di un capo con l'I-cord, si disegnano. Si eseguono semplicemente chiusure di scialli, e io in quel caso cosa faccio? Quando prevedo di arrivare alla chiusura, nei due ferri precedenti, nel ferro precedente, prima di iniziare la vera e propria chiusura, già cambio un calibro, uno dei due ferri, e alzo di un numero, di una misura, il calibro. Mettete un 4, uso un 5, no? Non le mezze, vado proprio perché si rischia di avere una chiusura che tira. E poi il secondo ferro, ugualmente, vado e prendo il corrispondente. Quindi possiamo eseguire i margini interni di un capo aperto, che sia un gilet che sia un cardigan, ma lì è arrivato il guaione, perché se su un lato mi veniva bene l'I-cord, vedete in questo caso lui si schiaccia, ecco, ha tutta una sua vita. Escono le asole, vedete, si aprono un po' i fili, bisogna stare attenti a non agganciare questo filato. Poi con un ago possiamo anche un po' ricostruire il suo percorso. Allora, se da questo lato l'I-cord tutto sommato mi viene, vedete, è bombato, dall'altra parte rimaneva aperto. Eccolo qua, un I-cord aperto, terribilmente aperto.
e ho eseguito proprio tutto quello che c'è da eseguire, il passaggio delle maglie, il tirare la maglia, la scanalatura, come viene consigliato, di una maglia rovescia in mezzo tra la maglia rasata e i nostri bordini. C'è stato niente da fare. L'altra questione è che si arrotola terribilmente, cosa che l'iCord dovrebbe impedire. E allora ho iniziato a matteggiare e a fare delle considerazioni. Ho preso torto un ferro perché no, proprio non mi piaceva questo margine brutto, 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 disordinato, brutto e piatto, e poi troppo arrotolante. Considerate che un margine si cuce. Qui ho i due iCord laterali perché comunque la prova l'ho fatto su un unico pezzo. Questo dovrebbe essere il bordino del pezzo di sinistra e questo è il bordino del pezzo di destra dei due davanti. E eccoli qua, vedete, eccoli qui. Ho eseguito comunque quell'accorgimento di ferro accorciato. In questo caso ho visto come si accorciava il mio, vedete qua in basso, ecco, lo si nota in questo punto come sale, guarda, rispetto alla riga qua sale, vuol dire che ci mancano dei giri. Vedete, eccola qua, se noi tiriamo una linea dritta vediamo anzi ne mancano praticamente due, no? Sì, uno e mezzo, perché poi questi si dilatano come vogliono. Quindi vuol dire che ogni quattro ferri, ora ve lo spiego meglio, io devo fare un ferro accorciato e aggiungere solo sugli iCord delle maglie, dei giri lavorati. Allora, fatto quello, il pezzo si arrotolava ancora. E non ero contenta di uno dei due margini. Allora, prova che ti riprova. Cosa ho provato? Ho provato ad aumentare una maglia rovescia nella scanalatura verticale. Perché serve una scanalatura? Perché quando si fa il ferro accorciato, noi abbiamo bisogno di un riferimento che non vada a vedersi sul tutto il corpo del lavoro e si opera su quella maglia rovescia. E questo distanziamento di maglia rovescia tra il bordo e i cord, il resto della maglia dovrebbe dare stabilità ed evitare l'arrotolamento. Ho aggiunto appunto una maglia da entrambi i lati ed infatti il mio capo stava più disteso, ma non ero ancora contenta della bordina e cord su un lato. E ho provato a torcere le maglie, a prenderle in modi diversi, non c'era niente da fare. Quello così stava e uscivano fuori delle brutte altre. Allora ho provato a terminare quel gruppo di maglie dritte con una maglia a rovescio, solo su quel lato dove non ero soddisfatta. Ed ho risolto. In che maniera? Ho risolto che, allora, ecco qua, vedete, si formano queste strane asole. Guardate, vedete che lavoro. E qua no, qua. Aspettate perché avevo iniziato il ferro, ora me lo sistemo. Allora, ecco. Questo è l'iCord ordinato, pulito, ben distribuito, dove le mie maglie a rovescio sul davanti mi danno una bella consistenza al lavoro e lui sta steso. Questo lato invece. E la tecnica è quella, non c'è proprio verso, ma lui non è elastico, lui è ostile e si muove come gli pare. Allora, queste maglie, queste asole che vedete fuori uscire, in questo modo, con l'accorgimento della maglia a rovescio, l'ultima maglia esterna a rovescio, ecco che il margine però mi viene pulito, è lui. Ecco, vedete, il margine viene pulito. Questo rimane interno. Non sono partita con l'iCord perché non mi piaceva proprio la partenza con l'iCord in questo caso. E quindi ho preferito allungarmi questo bordo, realizzare questo bordo a rollè, quindi questo effetto bombato vuoto, e poi aggiusterò con l'ago quello che qui non mi piace. Quindi con l'ago e un po' di questo filato sdoppiato,
prenderò un capo, un mazzetto di quei tre e cercherò di fare le rifiniture in modo da dare stabilità dove serve. Allora, che cosa è successo però anche? Non ho solo aumentato una maglia di rovescio in questo intervallo, non ho semplicemente cambiato il gruppo di maglie dritte dell'I-cord, a una l'ho sostituita con una rovescio, ho aumentato anche il numero di maglie del mio I-cord, che di solito viene consigliato quando si fanno queste rifiniture da 3 maglie. Io ho utilizzato 4 maglie, ho aggiunto una maglia nell'I-cord perché dovevo ovviare al problema dell'arrotolamento e pare che la questione sia stata risolta. Adesso scusate che mi abbasso e passerò davanti con la mia crappa e il mio cappello perché si sta schiantando dal caldo, ma è l'unico momento anche per la luce. Io non posso usare il braccetto perché mi va in ebollizione la batteria. Adesso sul cellulare c'è un cappello appoggiato alla lampada. Allora, adesso sono a rovescio. Come si lavora l'I-cord laterale? Allora, sono sul rovescio, devo passarmi le maglie. Porto il filo sul davanti e mi passo le maglie. Se ce la fate le prendete tutte e 4 o 3 assieme, quello che avete realizzato, altrimenti una alla volta. Il filo me lo passo sul davanti e lavoro le maglie dritte, che sono quelle che mi creano la scanalatura sul davanti, la scanalatura con le maglie rovesce, e arrivo in fondo al ferro. Se vi annoiate accelerate, se volete vedere meglio, sempre che ci riusciate, rallentate. Sapete che abbiamo questa opzione con i video di YouTube, che possiamo sceglierci la velocità sia in accelerata, abbiamo più opzioni, che rallentando lo stesso abbiamo più opzioni. Poi avete il fermo immagine anche, potete prendere appunti. Eccomi qua, qui ho le 2 dritte. Ecco, e qui mi devo passare le 4 maglie che si arrotoleranno creando quella parte bombata chiusa, perché questo filo che è rimasto indietro passa sopra e le chiude. Ecco qui. Allora, devo tirarmi un po' il filo, ma c'è poco da tirare, questo è duro, quello è rigido, e lavoro a dritto queste maglie. Ecco qua, ammesso che io sia già nel punto dove debba aggiungere le maglie perché devo farmi uno scalino in più per rendere omogenea la sua crescita, cosa faccio? Mi prendo, aspettate che qua è uscito, porto sul davanti il filo, mi vado a prendere la prima maglia utile a rovescio, ripasso verso l'esterno il filo, riacchiappo la maglia a rovescio, eccola lì, quindi ho abbracciato lateralmente la mia maglia a rovescio, il filo è dietro. Adesso cosa devo fare? Devo ripassarmi sul ferro di sinistra le maglie, ecco qua, e le devo rilavorare a dritto. Tutto ciò lo faccio solo ogni 4 ferri. Ogni 4 ferri io ripeto questo passaggio e quindi il mio lavoro sale in maniera regolare. Non mi tirerà, altrimenti verrebbero a mancare dei giri. Allora, ho fatto un errore. Mi capita quando faccio questa cosa. Questa va lavorata a rovescio, quella che era stata abbracciata, la lavoro a rovescio, perché mi si è smazzettato sto coso. Eccolo qua. Voilà, lavoro a rovescio e vado fino in fondo. Sto facendo una maglia rasata, ecco, potete anche rallentare per vedere, comunque sto lavorando a dritto normalmente. Io uso ferri dritti, potete usare quello che vi pare, non è lo strumento che cambia, l'importante è che abbiate le punte giuste e il tipo di materiale del vostro attrezzo adeguato al filato che andate a lavorare. Mi raccomando, lavate i ferri e gli uncinetti.
Allora lavoro la prima maglia a rovescio, lavoro la seconda maglia a rovescio e lavoro le 4 maglie dritte. E qua le 3 maglie dritte, perché questo è il lato famoso dove questa maglia esterna io la dovrò lavorare a rovescio. Eccola qua. Eccola qui. E tiro. Ma siccome sono nel punto dove devo aggiungere quello scalinetto, ecco che mi riprendo le maglie che ho appena lavorato, porto su davanti il mio filo, acchiappo la maglia rovescia più vicina a tutto quello, vedete? È dietro adesso il filo, riacchiappo la mia maglia rovescio e lavoro, ora in questo caso lavoro subito le maglie. E quindi le ho lavorate 2 volte su questo dritto e l'ultima la lavoro a rovescio. Ecco qua. È solo sul rovescio che io passo le maglie senza lavorarle. Ed è solo sul dritto che io mi devo ricordare di fare ogni 4 ferri quel passaggio in più. Per evitare questa cosa che tiri verso l'alto, perché non lavorando le maglie, le mie maglie sono, il mio lavoro è più corto sulla i-cord. Ecco che ho girato il lavoro e mi porto il filo sul davanti, vedete, e mi acchiappo le prime 4 maglie, eccole qua, e non le lavoro. Il filo tira queste maglie che non ho lavorate, che sono così, tirando il filo diventano così ed ecco che si crea la i-cord, il cordoncino, che poi non è proprio un cordoncino, è un bombato. Lavoro le 2 maglie a dritto e arrivo fino in fondo. Ecco qua. Lavoro. E poi ora sudano anche le mani, quindi bagniamo il lino a parecchio igroscopico, quindi quando si bagna è un po' più una rognetta nello scorrere, perché comunque lo teniamo tra le mani, tengo il filo che lavora tra le mani e tengo il mio lavoro e lui si bagna e lui è una rogna. Ecco qua. Lavoro le 2 maglie a dritto, passo le mie 4 maglie a rovescio col filo verso di me senza lavorarle, ecco qua, vedete il filo è rimasto indietro, ora me lo porto, ecco, me lo tiro perché devo lavorare a dritto, ecco qua. Lavoro a dritto queste maglie che prima non ho lavorato sul rovescio, ecco, lavoro i 2 rovesci, ho già recuperato prima, quindi adesso dovrei mettere un marcapunto per ricordarmi che nel giro precedente io ho fatto quel recupero, ecco, mettiamole su tutti e 2 i lati perché ci si dimentica. Facciamo sul primo, siamo così tonti dal sonno, dal caldo, da tanti pensieri, che sul secondo rischiamo di saltarlo. Tutte queste ovvietà, ecco, non sono mai così ovvie. Aiutiamoci, cioè abbiamo i marcapunti, marcapunto, uno spilletto, qualcosa che ci sia pratico e che non ci scappi via. Ecco, lavoro fino in fondo, eccolo, sono arrivate i miei 2 rovesci, lavoro il rovescio, lavoro il rovescio, ecco qua. Mi lavoro a dritto le solo 3 maglie di questo mio i-cord. Ricordo che io ho fatto un i-cord da 4 maglie e non da 3. La mia incisione è da 2 rovesci e non un unico rovescio, perché questo col mio filato in questo pezzo mi dà più stabilità aver realizzato la scanalatura da 2 rovesci. E la terza e l'ultima del lato questo sinistro la lavoro a rovescio, solo dai, giro, vedete che qua la parte a vista rimane dritta, composta,
tutto questo bailame di asolette mi si sposta verso quella che dovrebbe essere la parte chiusa dell'i-cord, vedete? Solo gli succede, credo che sia proprio che dipenda proprio dal filato. Ed ecco che io riprendo le mie maglie, sono sul rovescio, ecco qua, prendo le mie maglie tutte, tenendomi il filo davanti, vedete come le prendo da destra verso sinistra e la parte di maglia che rimane di asola verso di me. Tiro il mio filo, lo porto sul davanti, perché? Perché devo realizzare i miei dritti, le mie due maglie dritte, che dall'altra parte sono le maglie rovesce. Ecco qua, vedete? Questo si tira, ma lui è rigido e quello sta. Ecco qui. Arrivo fino in fondo. Arrivo fino in fondo. Ecco qua. Questo poi abbiamo la scuola ben spiegata nel canale di Maglia di Assiolo, come fare delle diminuzioni per le scollature. Questo avrà una scollatura rotonda e quindi potrò sempre, utilizzando l'i-cord, continuare con questa rifinitura nel mio scollo. Poi quando sarò lì ve lo farò vedere, e fare le diminuzioni che devo fare. Poi farò un pezzettino che andrà oltre, che io cucirò sul dietro, che poi stavo pensando se proseguire senza, però ecco, saranno delle considerazioni che farò su più avanti. Ecco, lavoro le quattro maglie, le due maglie a dritto, vedete che sono la scanalatura, e queste le passo senza lavorare. 1, 2, 3, 4. Ecco fatto. Il fatto di abbracciare quella maglia a rovescio quando devo evitare lo scalino, non si vede. Poi comunque è una ripetizione a distanza regolare, quindi se dovesse anche vedere qualcosa diventa motivo. Però come vedete si chiudono le maglie. E questo è. Questa è la soluzione che ho trovato, quindi non datevi mai per disperati, che siete voi che dovete trovare le soluzioni, le soluzioni le troviamo. Ecco, per me così aver aggiunto quella, aver torto dal gruppo di quattro maglie dell'i-cord una delle tre invece che dritte, una delle quattro le faccio, una delle quattro le faccio a rovescio. Ecco fatto, un i-cord da tre non mi dava stabilità. Una scanalatura da un rovescio non mi dava stabilità, mi si arrotolava troppo il mio pezzo, e questo cardigan non avrà chiusure, sarà sempre aperto, e quindi più è stabile e meglio è. Poi vedrò se dovrò fare altre considerazioni una volta smontati i miei pezzi, perché io ricordo che abbiamo l'ago e quindi certe correzioni le potremo fare con l'ago. Ora mi vado a fare un bel tè alla menta, mi ritiro giù la tenda e ci sentiamo.